Milinkovic-Savic rimane la Lazio, tutti lo vogliono, anche se c'è una quotazione quasi di 50 milioni. È un Ma bel questo giocatore. viene, che cosa succede? Un bel giocatore. A me, no? Sì, a te, Antonio? professore. Ah, guarda, è un bravissimo, un grande giocatore. È stato accostato tra gli altri anche al Napoli, oltre alla Juventus. Infatti, Però questo penso che dicevo. la Juventus lo segua da più tempo rispetto al Napoli. Però è un giocatore importante che può far fare il salto di qualità a qualsiasi squadra. Qualcuno lo accusa di essere un po' incostante, discontinuo. Però è un giocatore di quel livello. Io spero che resti in Italia, sinceramente. Non credo che resti alla Lazio, non penso che Lotito abbia la forza di confermarlo, di rinnovare il contratto, ma è un giocatore forte. Sinceramente non lo so. In Italia, vista la quotazione che ha, si parla di Juventus, non lo so, magari Paolo lo sa più di Come me. alternativa a Rabiot, se va via Rabiot potrebbe arrivare Milinkovic-Savic. Confermi, Paolo? Secondo me no, Ha la forza perché economica però la Juventus per prendere, perché poi Rabiot al momento andrebbe. no, perché c'ha diversi super a centrocampo, c'ha da ripiazzare Zaccaria, c'ha da ripiazzare Arthur, c'ha da ripiazzare McKennie, quindi la Juve no, se non cede non può acquistare per motivi di bilancio. In realtà Milinkovic-Savic potrebbe diventare un'occasione di mercato perché va a scadenza di contratto l'anno prossimo, non lo rinnova. E quindi Lotito, se vuole monetizzare, lo farà in questa sessione di mercato, fondamentalmente. Però la Juve si defilerà su Frattesi perché andrà all'Inter e il duello sarà importante con la Frattesi, Roma. Paolo, sei convinto che...